Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Contatori del Tempo, un episodio all'interno della gioielleria. Eccoci qua all'interno della gioielleria Pasquale Domenici di Viareggio che è parte ufficiale del canale per la consueta... Puntata, episodio dedicato alle domande e alle risposte che fate su Instagram. Io apro una storia, voi fate le domande e noi diamo le risposte. Siamo qui con il titolare della baracca, l'amico Giacomo, e poi siamo con colui che è il titolare della lettura delle domande, amico Piero, che ride perché lui ride, sa. Perché almeno comando sono titolare di qualcosa. Sì, perché lui dovete sapere che come lavoro lui fa il doppiatore professionista. Lui è professionista, lui legge. Come legge lui, non legge nessuno. Quindi noi siamo veramente orgogliosi di averlo qua come ospite. Anzi, non ci devi fare una ah, marchettata. Posso? Sì, posso? Allora, marketata. volevo fare pubblicità a questo libro di Carlo Pistarino, che è un nostro caro amico, certo. dove all'interno ha messo una foto anche mia dove parla anche di me: insomma, la, la, sua, la sua vita. È il comico degli anni Ottanta, poi ha fatto tante altre cose, però tutti lo ricordiamo su, con Drive In. Certo, certo. È, un è una grande, una grande persona. Ciao Carlo, un caro saluto, un abbraccio da me. Compratelo, eh! Ecco, Piero ha fatto la marchetta, siamo contenti. Non è la marchetta, è per aiutare sì, Carlo, certo. eh. È perché dentro c'è la sua foto, così potete ammirare anche eh, Piero. Lì. Vai Piero, leggici la prima domanda, facci così. Allora, facciamo le cose fatte bene, eh. Davide, ciao mitici e complimenti, sono già disponibili in negozio i nuovi Seiko Alpinist GMT? Se sì, è possibile vederli e sapere cosa ne pensate? Grazie e complimenti. Eccolo qui, ce l'abbiamo qua, con il suo bellissimo calibro 6R54, praticamente il nuovo calibrino di GMT di Seiko, poi ha tutte le altre funzionalità classiche del, del, dell'Alpinist, quello verde che siamo abituati a vedere, no? con la ghiera interna girevole, la sua bella corona qua a vite, 200 metri di impermeabilità che per un orologino così sono tanti eh, per non essere un diver. Sì. Poi è simpatico, mi piace questo orologio qua, dietro c'è il classico fondello aperto, dato l'onde sei che ormai fa questi fondellini qua, ci piace. Eh? Allora, tanti di voi, faccio così, in, mi hanno chiesto se si può applicare il bracciale, devo verificare, ancora l'orologio è troppo nuovo, il gestionale non mi dà eh, ancora informazioni. E devo vedere se è possibile mettere il bracciale degli alpinist normali. Mm. E mi sembra che lo spessore sia leggermente più alto, di conseguenza la mascherina dell'attacco del bracciale con la cassa potrebbe essere leggermente più spessa sicché sì non si può riutilizzare l'altro bracciale però vediamo, devo aspettare di parlare con qualcuno in fornitura ma è ancora troppo presto per avere informazioni precise Luca da Cagliari, l'amico Giacomo ha in serbo qualche sorpresa per noi per il Black Friday cosa ci dobbiamo aspettare? Un saluto a tutti voi, siete migliori e vi seguo assiduamente Sì, iniziano oggi no? Sì, abbiamo già caricato tutto, tutto il materiale, vorrei solo specificare una cosa eh, troverete ovviamente tantissimi orologi di tante marche eh, però non delle collezioni attuali cioè quelli presenti nei cataloghi ancora attivi si, di conseguenza troverete orologi delle collezioni passate e alcune chicche che ovviamente eh, di marche che non trattiamo più o di cui vogliamo alleggerire i magazzini che vi offriremo a prezzi veramente interessanti Edoardo, ciao a tutti, complimenti per tutto il lavoro bellissimo che state facendo secondo voi cosa manca ad Oris per essere considerato al pari dei grandi? grazie per alimentare la nostra passione cosa manca? Eh... poi grandi cosa si intende? io non lo so Vogliamo ragionare, ad esempio, se Auris avesse solamente calibri in house realizzati da loro stessi a tutto al catalogo, ecco, magari sarebbe considerata diversamente, semplicemente perché ha degli orologi con i calibri di fornitura, magari viene considerata un pochino meno, ma c'è un punto che vorrei sottolineare. A favore di Oris, che è completamente indipendente, è una delle poche case che è da sola, è lì, fanno tutto quello che vogliono, dalla A alla Z, sfondano ogni mese de degli orologi perché ci sono sempre nuovi modelli. E con il marketing che ci danno dentro perché fanno collaborazione a destra e a sinistra, cioè lavorano veramente sì. bene. Forse gli, il fatto che abbiano dei calibri di fornitura li fa vedere agli occhi dell'appassionato un gradino sotto, ma non lo, sono, non lo sono. No, allora penso di avere capito quello che dice il nostro follower da casa. Secondo me gli manca una vostra predisposizione mentale per farla essere tra i grandi. Purtroppo viviamo ancora l'orologeria a mode, per sentito dire, per marketing. Allora dovete cominciare a farvi un'idea dei marchi tutta vostra e cominciare Grazie anche alle informazioni che raccogliete online, a farvi un'idea di quello che può essere un marchio. È allora, un marchio che produce, che ha quattro famiglie all'interno eh, delle proprie collezioni, sì, che coprono tutte le tipologie di orologeria, addirittura anche con funzioni fuori dalla norma. E ci può, ci dà calibri ovviamente. E industrializzati come possono essere sellita e poi ha il loro calibro di manifattura. Tra l'altro con un gap di differenza economica molto contenuto. Dove loro ovviamente sanno che è un cambio di marcia, vi offrono anche dieci anni di garanzia, per ovviamente invogliarvi a, a spendere quel qualcosa in più. Secondo me il marchio per collezioni, per prodotto e per prezzi. Ha tutte le caratteristiche per essere un grande marchio. Il problema è che in Italia viviamo sempre un pochino a status symbol, e vi assicuro che dalle altre, in altre parti del mondo l'orologeria viene vissuta diversamente. Mario, ciao ragazzi, è possibile vedere al polso lo Yema Rallygraph? Grazie. Sì, eccolo. Ok, però. Questo è tra l'altro una versione particolare di Rallygraph. Allora io lo metto al posto Però Rallygraf ce ne sì. vari, vari tipi eh? Allora intanto C'è cioè, diverse tipologie di colorazioni E Diverse ovviamente allestimenti Tra cinturino e bracciale Nello specifico questa è una tiratura Limitata fatta per l'Alpine Che come sapete è La casa ovviamente costruttrice di macchine E tutto, è stata fatta questa collaborazione E nello specifico Questo è Rallygraf Erano tre orologi il rallygraph, il solo tempo automatico e il cronografo automatico. Infatti, non so lui cosa intende per Rallygraph, potrebbe intendere anche quello. Sì, l'altra versione oppure c'è anche questa versione qua del Rally graph che è automatica, quell'altro era un mega quarz, no? Un cronografo mega quartz. oppure c'è questa che è simpatica, che a me piace tanto e che io quasi quasi me la porterò anche a casina. Eh? Eccolo qua, questo qua è invece quello da. 39 mm, Rallygraph Endurance per l'alpina, anche questo. Sì. Questo è particolare, molto bello. Io non so quale intendi, caro amico che stai guardando da casa, quindi li ho indossati tutti e due. Contento di me, contenti tutti. Ah, e di quello farai la recensione, che mi piace. Sì. Anche a me mi piace. È bello, bello anche il bracciale, loro lavorano molto bene. Molto eh. bellino. Sì, sì, bello. Ok, Luca, ciao a tutti, complimenti. Siete molto bravi e simpatici, soprattutto Piero. Ecco. Ciao Luca. Non c'è mica scritto, eh? No, c'è scritto. Oh, ci fate vedere il Legend Diver da 39, il prezzo sarà allineato a quello degli altri Legend Diver. Grazie, un salutone, rock. Ed eccolo qua, il Legend Diver da 39 nella versione blu. Avrete visto sicuramente ieri la mia recensione, eh, in anteprima, è uscito ieri praticamente, è già disponibile qua in negozio, blu e nero. Anche nel mio video lo vedete blu, un po' meno immagini ci sono, ma c'è anche blu. Ora, di poco ma sicuro c'è cioè che questo orologio qua entrerà nella mia collezione. Ora devo ancora decidere se è il blu, che poi è abbastanza scuro e sobrio, oppure se è nero. Eccolo qua, vuoi vedere al polso? E eh, te lo facciamo vedere anche al polso, eh. Lo vuoi vedere al polso? Ha chiesto? No, però io lo vedo. Ah, io lo faccio vedere perché me lo indosso volentieri. Eh, stiri bim bim bim. Eccolo qua. Sì, bello, misura giusta. Penso che... Mamma Tutti mia. i polsi potranno indossarlo senza grandi problemi, perché qui a differenza della, del suo predecessore da 42 o da 36, mm -mm. sono state accorciate leggermente le anze, sì. sì, ecco la portabilità sarà migliore indistintamente poi dal, dal diametro. Poi basta andare a vedere la recensione mia ieri sera e vedete tutte le differenze tra il 39 e il 42, ve le ho elencate una per una così andate sul sicuro, compreso il fatto che è certificato cronometro, e eh, ragazzi? Vai! Gregorio, domanda, ciao a tutti, è possibile vedere a confronto il nuovo Hamilton Expedition da 41 e da 37 mm? Un saluto siete grandi, soprattutto l'amico Piero. Ancora, questa è finta però ce l'ho messa apposta <ride> perché me <l> avete fatto <ride> perdere due. <ride> Eccoli qua, 41 e 37, come si vede insomma cambia un pochino l'intenzione generale, io che solitamente insomma prediligo le misure contenute in questo caso io andrei sul 41 ma a occhi chiusi proprio perché sì. 37 è veramente anzi proprio il 37 così vedete come sta il polso sul mio polso secondo me per la tipologia di orologio così no expedition quelli da, da spedire è troppo piccolo per me sto qua per secondo me è troppo piccolo oh, poi eh, può anche andare bene per molti eh, per l'amor del cielo però spezzo una lancia a favore di quello da 41 che voglio indossare anche quello da 41, così vi faccio vedere come... Dove sta... andresti con questo orologio? Andrei a... And... A letto. Sì. Andresti sì, a letto, eh. immaginavo. Oppure in quelle serate in cui, cui porti fuori il cane, no? sai? Sì. Non ce sì. l'hai il cane. No, è, è sì. Sì, sai dove c'è Andrei con quell'orologio? Sì. Ah, già è vero. Expedition. Sì, il giorno. <ride> Dalla mia amica Pink Candy. <ride> bravo. <ride> tu lo porti a passeggio Zeus? Certo. Oh, bravo. Oh, anche da 41 sta bene. Eh? Quindi io preferisco quello da 41, è più, più massiccio, è più, è più da esploratore. Io mi sento Indiana Jones con quello lì. Sì. Mm. Next, Vincenzo domanda: Ciao ragazzi, volevo chiedervi se è possibile farmi vedere il in Login Hidrocon questo nero da 39 e 41. Per vedere la differenza di grandezza ed un piccolo parere, grazie mille, siete dei grandi, un saluto a tutti voi. Non ho quello da 39. Abbiamo no, quello da 41, più. eccolo qua, quello da 41, guardiamo sul mio polso come sta, quello da 39 poi cosa cambierà per 2 mm. Allora, io, io lo prenderei da 41 anche in questo caso qua, cioè un diver così deve essere un attimino presente ragazzi, eh. sì. cioè 42, 41, 43, 40... Ora, no. sotto, sotto i 40 io di solito non vado per un diver con ghiera, ad esempio il Legend Diver da 39 è tutto quadrante, quindi va bene da 39, capito? Invece quando c'è una ghiera così si riduce il quadrante e insomma un minimo di, di, di diametro ci deve essere. 41 va bene. Sì, perché va, va praticamente a inficiare la lettura dell'orologio, che poi diventa molto piccolo, affogato dalla ghiera. Logico bisogna sempre fare i conti con il polso. Io penso che fino a un... Uh, 17,5 18, il 41 possa andare bene comunque. Logico se avete da 17 a scendere io opterei per il 39. Ma poi i gusti sono gusti, c'è anche chi ce l'ha da 15 e gli piace grosso. Sì. Detta così non è che suona bene, vabbè comunque. Vabbè. Non so il Giacomo, tu che gusti hai? Avanti! Mi andrei sempre a Liguria. <ride> Alessio Briganti da Napoli, domanda, Giacomo ci racconti un po' di storia del negozio, i primi brand acquisti, l'incontro con Davide e come sopporti questi due? Un abbraccio, vi voglio bene. Ciao Alessio, ti vogliamo bene anche noi. No, allora vorrei partire forse all'ultima cosa che hai detto, sopportare no perché ovviamente voi non le vedete che le tagliamo ma ci divertiamo anche, ormai è nata questa amicizia e, e ovviamente fa piacere. E oggi è più forse un, un gioco, è iniziato come lavoro perché Davide è venuto come tanti di voi come cliente all'interno del mio negozio. Primo orologio acquistato qui dentro lo ricordiamo il Maurice Lacroix da 39 se non sbaglio. Blu e mi chiese se, potevo, se, se poteva fare dei eh, filmati mentre acquistava l'orologio perché mi aveva detto che lui era uno youtuber. Io solitamente sono sempre abbastanza aperto a queste cose. Non, non faccio grosse discriminazioni. E poi, quando ho guardato la foto del profilo ho detto o oh bene bene o oh male male, guardate la faccia di lui. e Invece bene bene, perché poi, come, come vi ho detto, abbiamo trovato non solo una collaborazione, ma è nata anche un'amicizia. Non solo con Davide ma anche con l'amico Piero. e Sicché niente, abbiamo fatto questo, questo filmato e poi di cose ci siamo trovati bene ovviamente eh, nel, nel rapporto iniziale commerciante-cliente e, e poi da lì è nato un rapporto commerciante-youtuber. Ma invece la storia del negozio? La storia del negozio: nostra, noi siamo qui da 80 anni. Ha aperto la mia nonna nel '42, sicché ancora tempo di guerra, grazie all'aiuto dei suoi parenti che già facevano questo mestiere e con ovviamente. Il subentro di mio padre, che era orologiaio, eh, sono cominciate a fiorire le marche eh, all'interno, ovviamente, della nostra attività. Noi, ovviamente, siamo la terza generazione, ci siamo appassionati, eh, grazie a mio padre, al, al, al prodotto orologi e lo abbiamo ampliato fino a quello che vedete oggi. Che tuo padre è quello che ha visto oltre per gli Swatch. Quando sì, 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 sì. Raccontate questa cosa qua sì. è bellissima, e sì, c'è, ovviamente, la, nella puntata che abbiamo sì, fatto cioè, al mare, abbiamo è raccontato è particolare a volte eh, l'orologio è anche un, un'intuizione un... ma parte sempre tutto da una passione se ti piace il prodotto a volte azzardi compri cose che altri non vedono che non comprerebbero e da lì magari nasce un fenomeno ok Lorenzo domanda ciao volevo comprare un Seiko SPB 383J1 non so il nome del modello con funzione gmt potresti darmi qualche parere grazie allora lui mi sembra che la, la versione che ha chiesto ah, lui fosse no. nera questa è la versione eh, ah, Minima rimaster master gmt questo sarebbe sì. eccolo qua quadrante verde che è un pochino più sfrontato eh, un pochino sì. più da, da, da persona che vuole usare rispetto al nero però devono di moda i colori e i colori abbiamo anche questo qua ci avrà il suo calibro di prima, no? il sì, 6R54, eh, 54, 6R perché c'ha il GMT. GMT. Quello che è un orologio che io ho fatto la recensione della versione solo tempo di un altro colore, ma sempre quello è un orologio che fa delle finiture, è eh, il suo punto forte. Guardate qua la satinatura, questo mega bisello che è quasi una superficie a sé stante. Ah, no? È interessante anche la curvatura della cassa, perché sì, ovviamente... Sì vuol dire non solo nascondere un po' lo spessore dell'orologio ma, ma creare anche una vestibilità migliore sul polso e per quanto riguarda il verde ormai nei diver è diventato il terzo colore ufficiale sì. delle proposte un po' tutte le marche hanno inserito il verde eh, lo devo dire però è giusto quando è giusto bisogna dirlo il, il primo è stato Rolex ad aggiungere sì. il verde nelle collezioni qui abbiamo sommario. nero, blu e verde Nero, blu e verde ormai sono diventate colorazioni che in tutte le marche trovate come offerte Va bene, bello, bello, bello Chiara, domanda Ciao a tutti, si può vedere il Tissot Heritage Gent Auto Cosk 1938 quadrante nero? Ah ma questi qua sono quelli che sono usciti da poco Sì Ah, mi hanno anche questo qua da portare a casa tu hai portato tutto a casa, ma non porto mai niente. Oh, ma se è parte un ufficiale qualcosa dovrà ufficializzare, no? <ride> e io cosa sono? Amico ufficiale. Amico. <ride> allora va bene, Mi accontento. Oh, eccolo qua, questo qua praticamente è quello che è uscito da poco, sarà un mesetto che è uscito, che non ho presentato, sì. e che ha la particolarità di avere il calibro ETA 28.92 all'interno piuttosto che il Powermatic. Eh? E ce l'ha perché? Perché la versione, le, queste capita a volte che ti so scelga di mettere questi calibri qua al posto del Powermatic, non significa che lo andrà a dismettere, significa che vuole fare una operazione particolare piuttosto heritage. Che... Piuttosto che il solito Powermatic, no? C'è poco da dire. Io questo qua lo prendo, e lo porto a casa, ci faccio la mia bella recensione perché è uno di quelli che mi piace. Poi ce n'è anche un'altra versione con i piccoli secondi, ma non ce l'hai. No, e c'è anche un'altra versione, stessa cassa, però quadrante salmone. Ah, è vero. Sì, che non l'ho ancora visto. No, no, no mi ma. Ho consegnato questo... uno, ma non l'ho più rivisto. Questo qua io lo prendo e lo porto a casa. Eh. Non posso, dai, tanto la prova la vedrete poi a, a casa quando faccio la video recensione, La prova al polso, mamma mia! Che bello. Francesco domanda: è possibile vedere al polso il nuovo Oris Aquis Brassenet da 43,5 mm? o un polso da 16. Grazie, un saluto speciale, amico Piero. Ah, è ancora, e ancora. Se, se mi salutano, oh ce l'abbiamo! Ce l'abbiamo! Eh? È tutto bello sì. in celofanato. e anche sto qua di che colore, eh verde. Eh, tanto per dire, allora, qui c'è da dire un po' di storia per la realizzazione di questo quadrante. Fa parte di uno di quegli orologi dove hanno il quadrante in plastica riciclata. L'unica cosa a differenza dei suoi predecessori dove erano dei multicolor, perché venivano prese plastiche di diverse tipologie, questo nello specifico viene. Questo quadrante viene fatto con il recupero delle reti eh, ah, recuperate in sì, mare. Sì. Eh, le reti vengono scelte di alcune colorazioni predefinite, o verde o bianche, poi dopo vengono fuse, vengono fatti degli strati molto molto sottili, sovrapposti e eh, con il calore eh, viene realizzato questo quadrante, cioè vengono fusi tutti questi strati insieme e viene fuori questo quadrante. Ovviamente ehm, vengono messi in maniera casuale, sì che tutti i quadranti... Per sfumatura sono diversi l'uno dall'altro, sono quasi pezzi unici, eh sì. chiamiamoli così. A me piace molto la ghiera qua in, in acciaio piuttosto che in, con l'inserto classico in ceramica o, o come... come sì, se... un po' come era anche Relief, sì. l'unica cosa questa è la base verde con questo quadrante di plastica riciclata. Giorgia, ciao ragazzi, non parlate mai di automatici da donna, quando si parla di orologi da donna si parla quasi sempre di orologi al quarzo, perché un bacio all'affascinante Piero. Ciao Giorgia, anche a te un bacio. Ciao Giorgia, hai ragione, già ti chiediamo scusa. Eh... Però un bacio all'affascinante, Piero. L'hai no, giunto te, Piero. Sì, l'ho aggiunto io. Eh, però almeno di qualcosa. Eh, eh. Cioè, lo sappiamo ormai che finge no? ogni volta che senti la parola a Piero. Dopo la domanda, la, la <ride> no, ah, no! Solo questa volta! L'aggiungere lui sempre perché Giorgia. Ora, allora, gli orologi al quarzo, perché ora questo me lo devi dire, te. Secondo me, nella mia testolina, è, la, ma la maggior parte delle donne acquista orologi al quarzo. Secondo me è così o no? Statisticamente? Allora, statisticamente. Mentre l'uomo predilige la parte tecnica dell'orologio, sì, sì, l'abbiamo preparato, ecco, eh, sì. Automatici. A Giorgia, li facciamo vedere. Allora, intanto, come dicevo prima, e mentre l'uomo predilige la parte tecnica dell'orologio, la donna vede l'orologio un po' più come l'accessorio, da paragonare alla borsa, alle scarpe, alla cintura. Di conseguenza preferisce dare importanza all'estetica. Vede l'orologio come un gioiello. Sicché, da parte delle case produttrici dopo aver fatto una serie di statistiche, sul femminile preferiscono aggiungere qualche diamantino, qualche vezzo, diciamo, eh, prezioso piuttosto che la parte tecnica che è la meccanica. Nello specifico, qui vi ho fatto una carrellata e vi ho preso tutti gli orologi meccanici. Eh, C'è da dire un però, eh, se a livello femminile volete un orologio molto piccolo, gli automatici non vengono quasi più fatti, perché quando le, le, la meccanica viene ridotta troppo, poi alla lunga dà dei problemi, soprattutto nella parte della massa oscillante che serve a caricare l'orologio. Diciamo la mezzaluna di carica è troppo piccola, non fa bene il suo lavoro di rotazione e il risultato finale è che non caricherà bene l'orologio. Se guardate tutti questi che sono di varie marche, di varie tipologie, sono tutte eh, misure intermedie che vanno dai 34 mm fino a circa i 37 mm. Addirittura quello che stai facendo vedere te ora è un PRX. Il PRX nasce per accontentare un polso più piccolo. Nell'idea generale un polso femminile, poi, dopo abbiamo scoperto e l'ha scoperto anche la Tissot vendendoli, che vengono venduti tantissimo anche da uomo per tutti coloro che o non apprezzano le misure grandi o che hanno polsi molto piccoli, di conseguenza, hanno bisogno di orologi sottodimensionati rispetto al classico 40 del PRX. E poi ovviamente quello che è bello nel mondo femminile è che le aziende si possono sbizzarrire e giocare tantissimo sui colori. Questo che stai facendo vedere è l'ultimo eh, Tagoyer Carrera e hanno usato questo colore dal, dai video, se guardate online sembra un colore barbabietola, invece è molto più tendente a rosaceo, mm -hmm. è molto bello come colorazione. E invece, eh, nel lato sinistro dello schermo avete un Brightling dove viene usata questa colorazione menta. Loro addirittura la usano in alcune versioni anche maschili che dopo vedremo. però come potete vedere, il mondo femminile può essere molto variegato: sia di allestimenti, colori, quadranti. Da molto spazio a livello di colorazioni. Forse è più bello l'orologio femminile che quello maschile o almeno per me che ne vedo tanti ogni tanto ci sono degli spunti nuovi veramente diversi e così abbiamo fatto vedere anche gli orologi per le signorine Francesco Perreca buongiorno ragazzi e complimenti Pierre sei il top ecco fatto. vengo alla domanda a me piace la Maison Rado prossimo acquisto o il Centric automatico nero da 39,5 o il Diastar Skeleton, skeleton. Premesso anche io come a Davide storco il naso per gli scheletri, ma credo che per il diastar, si dice diastar, Oh. mamma mia che salita che un orologio emblematico si possa sopra cosa ne dite che, che fate le, facciate le domande più oh, piccole volevo, volevo fare un appello io perché mi ha ammazzato così Scrive, scrivete semplici corte perché sennò lui si perde la salita e la salita insomma l'amico, faccio un riassunto io l'amico chiede o il centrix, centrix quello che è o il, o il diastar con il quadrante skeleton e io ce l'ho proprio qua al polso a me non mi piacciono gli orologi scheletrati, lui dice questo qua è talmente iconico che si potrebbe fare un uh, chiudere un occhio, bene chiudilo pure te l'occhio, eh, cioè ognuno deve scegliere l'orologio che preferisce. Oddio, però è bello questo quello. Be <ride> questo orologio è veramente <ride> bello. E a differenza dei suoi predecessori, di questa famiglia qui, hanno sne snellito molto la cassa, rendendolo molto più portabile molto più sottile. Secondo me è un orologio fantastico, anche per l'effetto a prisma del vetro, veramente bello. Che poi va a sovrapporsi con la meccanica, fa meccanica fa questo effetto tridimensionale, è un orologio stupendo. Sì, è vero, confermo, è bello. Sì. Approvato anche dall'associazione Cecchini Italiana. <ride> Salvo Bertino. Domanda: Ciao Davide, Giacomo e grande Piero. Cerco un Everyday Watch da utilizzare quando sono a casa o in situazioni non formali. Ho pensato all'EDOX Hydrosub con la certificazione COSC. Mi ferma il fatto di vederlo per. Prettamente estivo, un parere vostro, Davide, tu che lo possiedi o in, al o in alternativa cosa consigliate? Allora, secondo me, no? siccome l'Edoxidus è un bello orologio e lo vedi troppo estivo, quale che vedi troppo estivo? Quello blu, sicuramente come ho io perché quello nero non è per nulla troppo estivo, è sobrio e te lo faccio vedere al polso proprio perché sei te, eh? ma anche stretto eccolo qua. Cioè, questo qua c'ha solamente gli accenti gialli, ma può tranquillamente essere indossato in qualsiasi periodo dell'anno. Oh, L'orologio estivo, poi anche, anche basta, no? sempre a trovare una definizione per ogni, per ogni orologio. No, qua, secondo me è Cosk anche questo, no? Sì, eh, sono tutti Coschi. C'ha suo perché, ma sì, c'è anche, sì, anche nero PVD. Sì, c'è anche nero PVD blu, forse quello nero PVD è, day, sì. è un orologio diver. Chi fa il suo mozzatore? Il motivo per cui è stato creato questo orologio qui si immerge in qualsiasi periodo dell'anno. Poi noi oggi ovviamente vogliamo degli orologi resistenti che si possano portare tutti i giorni. Sicché il diver, per sua struttura, offre maggiormente queste caratteristiche. Però è logico che è creato per un'altra funzione. Poi noi ci andiamo al bar a fare aperitivo. Chi se ne frega va bene lo stesso. Ma va benissimo questo orologio, dai. Antonio da Palermo, ciao a tutti, soprattutto al mitico Piero. Ancora? È ancora disponibile il Vulcan Chrono Salmone? Allora, se parlate del crono, quello tradizionale con i due pulsanti, ovviamente start, stop e reset, no. Però è stato sostituito e è l'ultima uscita dal mono pusher, cioè dal monopulsante. Uh -huh. Anche qui esiste il color salmone. E sempre in tiratura 50 pezzi tra l'altro l'orologio tecnicamente è ancora un pochino più evoluto perché è stata fatta tutta una modifica per farlo funzionare con il monopulsante piuttosto che con i due pulsanti che ancora più particolare se vi piace come estetica fateci un pensierino eh sì bello orologio quello qua monopulsante sì. vuol dire che si comanda tutto dallo stesso pulsante a avvio arresto e reset anche molto più, più semplice e intuitivo bello, color salmone, 50 pezzi quindi questo qua è uno, 50 è uno su 50 tanta uno roba. su 50 sì. Giuseppe e Claudia ciao ragazzi, vi seguo da sempre per noi siete di famiglia volevo fare una domanda su historiador austrias austrias eh, eh. <ride> Historiano... c'è cioè, lo svizzeras lo belgium asturia allora, allora, è salita è in salita Ciao a ah, Giuseppe e Claudia, ciao ragazzi, vi seguo da sempre. Per no Giuseppe e Claudia, ciao ragazzi, vi seguo da sempre. Per noi siete di famiglia. Volevo fare una domanda su Istoriador Asturias della CIS. Quervo e Sobrinos. Mi sembra un po' il riccio Sono quando li, 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 li metti i fanali addosso, visto che rimane. Sono interessato all'acquisto, ma informandomi so che hanno sostituito il calibro eh, 5124, la Jusper perette G. 500. Sì, vabbè, lo dico io, dai, lascia stare. plus o minus? Allora, sì, i nuovi istoriador Asturia della Cuervo e Sovrinos. Hanno cambiato, cambiato calibro, sono passati dal PESE 224 al GeoPerret G100, okay. è, è, un, è, un, è un upgrade, praticamente sono molti quelli che stanno adesso passando tra micro brand, è uscito l'altro giorno, è uscito anche un Edox Diver con il calibro G100 di la GeoPerret, lo stesso mm. che è qua dentro, praticamente quel G100 lì cosa sarebbe? Sarebbe il Miota 9015 o 9039, quello senza data, che viene rielaborato dalla GeoPerret. Lavorato, rifinito la Jopére è in Francia e in Svizzera, quindi diventa Swiss Made. È un calibro migliorato già il 9015 della MIOTA. È buono, qui viene migliorato ancora di più. Come sapete, la Jopére fa parte del gruppo Citizen, quindi possono permettersi di fare questa cosa. Io lo considero un, un, un upgrade, sinceramente, sì, è un bello orologio. Michael, buongiorno, vorrei sapere se Giacomo, come politica di negozio, prenderà mai in considerazione micro brand. Di fronte alla gentilezza e disponibilità verso gli appassionati per le quali il negozio è conosciuto, i micro brand come si posizionano? Nell'equilibrio tra venditore e appassionato per Giacomo. Un caro saluto ai tre moschettieri che al, polso delle spade, al posto delle spade sfoderano lancette. Michael da Bologna. Eh, se ne fate troppe lunghe, poi gli errori si sommano uno con all l'altro e alla fine viene fuori. Cosa voleva la domanda No, allora eh, il, i micro brand vanno bene laddove il micro, il micro brand apporta qualcosa di diverso o di nuovo all'interno del mondo della dove c'è già tanto allora se ovviamente si porta un nome nuovo con idee nuove il micro brand va bene se il micro brand deve solo servire a portare un nome in più ne, in già quello che è presente eh, sul mercato e sfrutta ovviamente la moda del momento perché non ha un background eh, produttivo anche no, ce cioè, ne facciamo a meno perché c'è già anche troppo sul mercato io invece dico la mia Intanto ce li hai i microbrand, qua c'è no, Calamai. Io ce l'ho, infatti. Caramage. Sì, 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 c è c è Caramage. Caramage, abbiamo ardito. Ma perché? Sono... Fathers. 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 Sono Fathers sono tutti orologi che abbiamo scelto perché eh, hanno dato qualcosa di, di hanno portato qualcosa di diverso. Che non deve essere solo strettamente tecnico, mi va bene anche estetico. All'interno già delle, sì, de delle offerte. C'è da dire anche un'altra cosa che io, a me capita, no? io sono il primo che si rapporta anche con i micro brand quando vado nei posti, le fiere o anche via email, no? E mi informo, no? Possiamo prendere l'esempio di quel micro brand tedesco che mi aveva contattato, che io ritenevo fosse un bel orologio, che facesse una bella proposta, poi non è stato in grado di, eh, di arrivare fino al negozio, perché? Perché non hanno, certi non hanno la forza, la propria forza pro né produttiva né economica, di arrivare in negozio, perché questi qua cosa hanno fatto? Hanno detto sì, hanno mandato i loro rappresentanti qui. Il loro rappresentante ha preso una sorta di ordine, di accordo, poi non sono stati in grado di mandare gli orologi, alle mie non mi rispondevano più, tanto più che alla fine questo rappresentante qua si è addirittura dimesso da, da rappresentante di quell'azienda lì. Cioè deve essere in primis il microbrand essere in grado di poi reggere il mercato, perché io ho parlato anche con alcuni italiani, non riescono ad arrivare al negozio, non riescono ad avere il margine per coprire tutta la la distribuzione e anche il numero di pezzi, perché se qua il buon Giacomo ne vende, ha bisogno di 5 orologi perché ne ha venduti 5 in una settimana e li ordina e loro non sanno come darglieli, è finito tutto, cioè chiudiamo, chiudiamo il pacco e andiamo via. Sì, senza fare nomi, siamo già passati anche per quelle esperienze lì, orologi belli, ben fatti, azienda incapace ovviamente di gestire... Eh... Le produzioni, gli ordini di, di avere una, una rete distributiva, perché un conto vende direttamente online al singolo privato. Un conto invece è Ovviamente, interloquire con un negozio avere eh, far fronte alle necessità che chiede il negozio eh, è tutto un altro eh, problema. E comunque, sia oggi vediamo che ci sono tantissime marche che nascono che non usano i propri capitali per produrre, ma usano i vostri. Anche lì attenzione perché, comunque, sia se vuoi entrare in questo mondo, è un mondo complesso e costoso. Bisogna realizzare, ingegnerizzare un orologio, bisogna creare le casse, bisogna comprare i bracciali, le make. Bisogna precomprare eh, le, le meccaniche. Se io devo fare una prevendita su un campione che è stato fatto per usare i vostri soldi per produrli, ma se nella produzione dovesse venire fuori un problema, chi è che va ad affrontare eh, le decine o centinaia di orologi che devono tornare in assistenza per essere messi a posto se non hai avuto neanche i soldi per produrli? E purtroppo sono tutte cose che vanno valutate, vanno capite e affrontate. Gianluca, ciao ragazzi, siete i migliori. È possibile vedere al polso il Mido -Ocean, Ocean Star 600 Nero? Quale altro orologio può essere una buona alternativa? Un saluto. Eh. Lo no, quanto è di? 44 44. Qua. È un 44, è un 44 questo qua è, eh, si può quasi considerare un tool watch da tanto è anche bello pesantino al polso. Eccolo qua, sul mio polso di 19 cm di circonferenza e ci sta anche bene. cioè C'è poco da dire, sì. eh. bello orologio. Tante caratteristiche tecniche perché, ovviamente, cosc. è un cosc valvola per l'espulsione dell'elio. Lunetta in ceramica che funziona a pressione, cioè vuol dire che una volta. Impostata e eh, sì, no? sì. sì. eh, una volta che è stata impostata, come vi sta facendo vedere, lui praticamente non è più possibile se non eh, premendola modificare i dati impostati, ovviamente sono dati che servono per l'immersione, non ci si può scherzare. E una bella chiusura sotto, addirittura con la prolunga retrattile, che anche quello lì è una particolarità tecnica, è una prolunga che può fare anche la microregolazione, io lo trovo in tutti i suoi dettagli interessanti, ma soprattutto rapportato anche al prezzo con cui viene proposto dall'amido. 1670, bello orologio. Sì. Promosso questo, e sì, ci sono tanti altri orologi. Ricordiamo che questo è un 600 metri di impermeabilità. Eh, ci sono i Neptunian di Edox che sono dei 1000 metri, eh, sempre con la valvola per espulsione dell'elio. Con qualche, qualche caratteristica tecnica, forse in meno, però forse anche leggermente più economico. Esiste il 600 metri di Tissot, eh, e il Sistar 2000, come il nome. Iemma yeah, fa qualcosa anche. Mi sa, sui. 600. Boh, 600, sì, eh, sì, 500 o 600, qualcosa del genere. Andrea, ciao Davide, mi potresti consigliare un orologio elegante da tenere sotto la camicia? Budget massimo 2000 euro. Io vado sempre, vado sempre a consigliare i soliti orologi, perché non. Cioè, secondo me, io non, non, so, non mi ricordo se ci arriva nel budget dei 2.000 euro questo qua, magari il buon Giacomo ci arriva lui nel... è il Rado Golden Horse, secondo sì. me è elegante da mettere sotto la camicia questo qua è uno di quegli orologi, questo qua ce l'ho avuto anch'io a Radio mani Golden... basse uh, sì eh. <ride> sì, questo è un bello orologio tra l'altro il colore nero è in fase di ultimazione di tiratura sicché sì, era il prima, la prima versione che Era uscita insieme al Bordeaux cinturinato in pelle. Il Bordeaux è già definitivamente esaurito. Ci sono gli ultimi pezzi neri. E poi rimarranno ovviamente a catalogo fino a smaltimento. Ovviamente, della tiratura il verde e il blu. Sì, perché sono 1957. Sì, pezzi. sì, sono tantini. Eh, allora, qui se vogliamo possiamo anche dire una curiosità: eh che mi hanno anche chiesto, la tiratura è durata tanto eh sì, eh? perché ci sono marche ideologiche che i 2000 pezzi le fanno fuori molto più velocemente Questo è diversi anni che è in produzione sì. e ci è voluto tanto arrivare all'ultimazione semplicemente perché eh, il Golden Horse è stato un fenomeno prettamente italiano, italiano. Immaginavo io. a differenza del Capitan Cook che ovviamente è venduto in tutto il mondo il Golden horse è stato acquistato prevalentemente dagli italiani e qualche altro comparto europeo. Ricordiamo che all'estero le misure piccole non sono ancora molto digerite. Noi siamo un po' i precursori che vogliono le misure sotto, ovviamente 40. Mm. Interessante. Francesco, ciao Iema Religraph Mecha Quarz, potreste spiegare come funziona il meccanismo? È vero che la batteria. È una specie di accumulatore che durata durata la batteria di un mega quartz e da cosa dipende grazie in anticipo e grazie per i vostri video allora abbiamo fatto vedere prima questo orologio qua lo rifacciamo a vedere il mega quartz altro non è che un calibro seiko, seiko vk qualcosa qual è la particolarità? lo chiamano ibrido lo chiamano no? ma in realtà è un orologio al quarzo che ha la parte solo tempo al quarzo e la parte meccanica nella quale la lancetta si muove come se fluidamente, come fosse quella dei secondi, e soprattutto quando fermi e resetti, ritorna allo zero con lo scattino della molla. Ma in realtà anche questa qua si muove tramite un motorino, non c'è nessuna molla di carica che la fa andare, e non c'è nessun accumulatore. Va proprio a batteria, va proprio a batteria, c'è la batteria dentro. La durata della batteria è come un normale orologio al quarto, se non che quando utilizzi. La funzione cronografo ne consuma molta di più. Basta cercare su internet, c'è il manuale e c'è un dato nel quale si spiega quanto riesce a durare la batteria utilizzando la funzione crono 60 minuti al giorno, che non la utilizza mai nessuno, no? quindi consuma di più perché, perché va fluida, cioè il fatto che la lancetta vada fluida non è una peculiarità esclusiva degli orologi meccanici perché se volessimo noi un orologio al quarto lo facciamo andare a, con la lancetta fluida solamente consuma molta più batteria perché ha bisogno, cioè non, 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 non ha senso a un certo punto mi segna un secondo, al secondo lo scatto è più che sufficiente funzionare per quello che dobbiamo avere si potrebbe fare fluida, ma consumerebbe molta batteria. Quindi sì, quello che dicevi te che montano i condensatori sono i, o i vecchi Kinetic che avevano ah. una massa oscillante sotto come gli automatici che però caricava una pila ricaricabile che era il famoso sì, condensatore, sì. oppure le trovate tutt'ora oggi dentro i Seiko, però sono i Solar, ovvero c'è un pannello solare che alimenta un accumulatore che poi ovviamente passa l'energia penso al classico quarzo, sì, perché sì, è sempre sì, il quarzo sì, che sì, fa sì. battere il e tempo e attenzione che, ora, per dire il mecha di come è fatto c'è il modulo è quarzo e poi ci sono 5 o 6 ruote di plastica bianca sono proprio di plastica bianca che trasmettono il moto alla funzione cronografo è tutto lì, poi c'è anche da dire che certi confondono chiamano un, un calibro di Orient lo chiamano meca Quartz, no il calibro di Orient che vedete un cronografo, quello che chiamano Meca Quartz, è quarzo, quarzo solare, anzi è addirittura un calibro solare di Seiko E molti lo chiamano Meca Quartz, proprio anche nelle recensioni ufficiali, ma non è, è un quarzo puro. Semplicemente perché la lancetta dei secondi la vedono fluida, ma ripeto, è il quarzo che può mandare fluida. E infatti quel quarzo di D Orient, quando lo resettate, non va a zero così, ma fa tutto il giro lento lento per tornare a zero. È proprio il quarzo, il quarzo, il quarzo. Carlo Davigevano, è possibile vedere qualche Frank Muller? Non sì. se ne parla mai, siete grandi, io l'ho visto ed è bellissimo. Noi abbiamo il Frank Muller qua oggi. Sì, tra l'altro ti ho preso diverse versioni, partendo da una cassa ovviamente... Il Casa Blanca. Che è il Casablanca Blanca, è quella più iconica ovviamente de, 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 del marchio Frank Muller, quella con cui nasce anche, con cui identifichiamo il marchio Frank Muller. E poi laggiù ci sono delle casse invece, invece un pochino più recenti. bello la linea Vanguard che è una linea invece un pochino più modernizzata, dove, dove le curve sono meno rotondeggianti, un pochino più squadrate, eh, però la particolarità è che ovviamente sono riusciti ad incassare la meccanica sulla cassa eh, curva, eh, sembra quasi anche che non ci possa stare, ma è incredibile. Queste sono le prime versioni braccialate, tra l'altro con uno spessore veramente incredibile, eh, l'orologio a me mi fanno impazzire fra i mule sono orologi particolari io non, non li ho mai presi in considerazione ma è colpa mia come al solito che sono abbastanza talebano no? o, ogni, ogni, ogni cosa che poi si allontana un po' dalla norma fatico subito a metabolizzarla in questo caso devo dire che oddio, in questo caso preferisco il ca ancora il Casablanca originale la... però capolo, questo qua giallo ha un, una tridimensionalità dei numeri incredibile eh? sì, bello Ma il, forse l'ho detto in, in altre occasioni allora, tante altre case più recenti ovviamente della Frame Muller hanno adottato la cassa Tonneau, che è questa forma qui eh, come la vedete, eh, e l'hanno fa fatta propria e hanno basato tutta la loro produzione su questa tipologia di cassa. Io quando penso a questa cassa qui, il primo marchio che mi viene in mente è Frame Muller perché è stata la, la prima a crearci... Vere e proprie collezioni, e ad oggi l'ha sviluppata in tutte le salse possibili e immaginabili: come misure, come colorazione di quadrante, come allestimento meccaniche, quarzo, uomo, donna con diamanti, senza tourbillon. Chi più ce n'ha, più ce ne metta. Quasi, quasi anche un franchigiano da portare a casa, no? Eh, quello, eh, dai, sì, porto. l'è, eh, a casa mia, però, no, 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 no. Vincenzo, buongiorno a tutti. Potreste farmi vedere il Login con queste in diverse colorazioni? Grazie mille, Piero. Sei il numero uno? No, diverse colorazioni no. Ho un blu, te la faccio vedere volentieri. Abbiamo fatto vedere gli altri video: abbiamo fatto vedere quella <coughs> uh, Champagne, quella sì. marrone. Sì, non so se abbiamo fatto mai vedere il verde, mi ricordo. Mm. E comunque sia, sono cinque colorazioni diverse. Facciamo fatica ad averle perché stanno funzionando abbastanza bene. sì che da quando è uscita questa linea qui, eh, diciamo entrano ed escono e vengono assegnate ai legittimi proprietari, però facciamo fatica ad avere tutta la collezione in negozio. Io non avevano fatto la recensione di un Conquest, no, no, no. no bello comunque, sì, sì. forse è fatta, secondo so, me sì. Andrea Signo domanda, ciao, è possibile vedere al polso Villervetta Jumbo Star da 35? Pareri sulla portabilità sul polso da 16 e mezzo, uomo, grazie mille, un saluto a tutta la combriccola. No, allora, quelli da 35 Jean Bostard, le compro perché loro l'hanno pensato al femminile, sicché sì in, in una partenza ovviamente di, con il marchio abbiamo preferito rivolgersi alle misure un pochino più grandi, oh. quelle che reputiamo maschili. Questa è la versione da 41 al solo tempo e secondo me la trovo un pochino più idonea per un polso maschile Wieler Vetta Jumbo Star 41 eh sì c'è un suo perché questo diciamolo eh, no. questo è lo porta a io per la recensione <ride> <ride> poi insomma il 35 mm non lo so veramente poi, se lo vuoi ordinare lo ordini lo piglia ma sì, sì. sinceramente 35 mm mi servono anche per lo stile di orologio che è, mm. cioè, è sportivo lo vedi 41 mm va benissimo. È un polso da 16, lui 16,5 È uguale, cioè gli orologi sportivi devono risultare grandi anche sui polsi piccoli. Ok. A non fare Davide For, Forzan, da Novi Ligure. Uh, dovendo scegliere tra lo Gin Hydro Conquest e Hamilton Frogman, e quindi tra calibro L888 e H10, cosa preferisci? preferireste? Un saluto a tutti, Piero numero 1. Piero numero 1 come sempre, via. Allora, tra il l 888 e il calibro H10, l'L888 è la derivazione, è diciamo in, nella linea temporale dell'Eta 2892, l'H10 è del 2824, è come calibro leggermente migliore l'Eta 2892, poi c'è da dire che l'L888 è realizzato solamente per i... Gli orologi di Longin, l'H10 è il Powermatic che trovi anche su Tissot, su, su, Tissot Mido, ok? Lano. Detto questo, detto questo cioè è anche ora di fare la finita di scegliere un orologio in base al calibro, soprattutto in questo, in questo, non stiamo parlando di alta orologeria artigianale indipendente svizzera da 100.000 euro, stiamo parlando di orologi industriali, quindi se a te ti piace di più l'Hamilton Frogman, che tra l'altro gli H10... Ma proprio statisticamente io, quando mi mandano i video agli utenti delle collezioni, sono tutti precisi: sì. i carioli, tutti no, precisi. No, poi vogliamo fare un passo indietro, ripetere che avete avuto una cattiva informazione. Se continuate ad ascoltare a chi vi dà cattive informazioni, vi fate una cultura sbagliata, la cultura dell'errore. Allora, glielo vogliamo ripetere? Non è vero che il Powermatic o di conseguenza l'H10. Non si possono revisionare, non le può riparare chiunque. E il fatto che non abbiano la racchetta di regolazione non c'entra niente, possono essere modificati. C'è solo una semplificazione in fase di produzione perché il bilanciere viene tarato con un laser, ma esiste un regolo anche per metterli a posto successivamente. Un qualsiasi orologiaio lo può fare, basta che abbia la formazione per farli. Se è un ignorante, non le farà. Via! Riccardo, ciao ZRC 1904. Ne vale la pena anche se il calibro non è in house? Grazie mille per i contenuti che portate, ciao. E qua torniamo sempre ai soliti discorsi del calibro in house, non in house, ragazzi, ma ve l'ho dimostrato anch'io col mio... eccolo qua, lui già, questo qua c'è l'età 2893, ma Jay, secondo voi non prendo un orologio del genere perché non ha il calibro in house? Si tratta di, di, di orologi che fa ZRC Che sono tecnicamente all'avanguardia Hanno dei brevetti Hanno de, delle soluzioni tecniche Che si trovano su pochi altri orologi Sono fatti bene Costichiano per avere un calibro di fornitura Ma costano tutti gli orologi con calibro di fornitura Non è che te li regalano ti tirano dietro e Secondo me ne vale la pena sì Come ne vale la pena per il Breitling con l'ETA Come ne vale la pena per un qualsiasi altro orologio Che ha un calibro di fornitura Sì, diciamo anche che Sotto i 3500 euro l'80 forse 85% delle produzioni non hanno il calibro di manifattura propria che salvano Nomos sotto lì, uh, nomos Iema, Oris. Oris, certo. Oris siamo al limite eh, delle 3 e 5. Sicché sì ecco eh, non è con, abbastanza complesso il discorso. E eh, va così il mondo eh. Giovanni. Ciao ragazzi e complimenti per la rubrica. Volevo chiedervi perché considerare di manifattura un Calibrl, qualcuno ha sbagliato a scrivere Tudor e non si STP degli Zodiac, dato che la casa fa parte di Fossil che come detto da voi possiede STP. Sì, è il solito discorso trito e ritrito complesso nel quale Tudor che possiede Kenissi Incassa quei calibri che poi vende anche a Fortis, a Breitling, a Katagoya, li vende. Li vende anche ai microbread perché se te sei un microbrand, vai là su, gli compri la quantità minima, ti vendono il calibro, esattamente che Nissi. Sì. Quindi esattamente come STP che lo incassa a Zodiac e lo vende anche a terzi. Quindi il discorso è molto ampio. Marco Panziera, ciao Marco. Buonasera a tutti, volevo porre una domanda al buon Giacomo: è possibile il negozio? Il, è disponibile, scusate, il negozio? Il Quervo i Sobrinos Lonsdale? Grazie in anticipo per la risposta. Un saluto a te, Davide, all'amico Piero e a Giacomo. Complimenti a tutti voi. Continuate così, vi seguo sempre. Eccolo qua: io su questo orologio qua di la verità conosco poco. Non ho nemmeno studiato, eh. è molto particolare perché. Beh, è molto particolare perché uno di quei Querve Sobrinos, vedete, c'è il fondello chiuso, stranamente, ma è in edizione limitata. Questo non lo so. Sì, allora, questo qui è, è una, una produzione che è stata fatta per il distributore americano del marchio Querve Sobrinos. Ah. Erano tre colori e, e ne sono stati fatti 82 pezzi per colore. Poi eh, il distributore americano non è, riuscito, non è riuscito, ovviamente, a smaltire tutta la produzione, già si sapeva. E, e quelli che sono tornati indietro c'è stata data la possibilità a noi concessionari di acquistarli e fatto sta che questo orologio è stato presentato nel novembre 2022 e io avevo fatto anche un ordine cospicuo nel caso fossero rientrati dagli Stati Uniti i pezzi eh, perché è un orologio molto molto interessante tra l'altro che in fase di lancio aveva avuto un ottimo riscontro anche col cliente finale il problema è che a distanza di un anno, perché novembre novembre, che risiamo a novembre però del 2023, l'orologio ha perso di interesse. Peccato perché l'orologio è lo stesso. Però questo avvalora ancora la tesi che purtroppo il cliente spesso si fa trasportare da, dall'onda della presentazione, del passaggio ovviamente pubblicitario del prodotto. Il Lonsdale è sempre lo stesso, è arrivato con un anno di ritardo, però è sempre un bello orologio. Eh sì, ottimo orologio. Uh, piccoli secondi, sfere leggibili, quadrante a trama verticale, molto 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 bello. Eh, come si sudi, molto molto bello. Federico Rubatto. Ciao, mi consigliate un carica manuale massimo 39 mm? No, Hamilton Cachi, grazie. Complimenti per il canale e il format. Viva Piero, no? Viva Piero no. No, però dopo... Oh, ce l'ho io, ce l'ho io. Oh. Lo Yema Urban Field, eccolo qua, 39 mm, carica manuale, anche con un bel calibro decorato dietro che è un Sellita mi sembra, ma carica manuale 210. Questo qua non vuoi, non vuoi, non vuoi il solito cacchio field, eccolo qua, questo qua è l'Urban Field, così ti abbiamo sì. fregato. Secondo me, questo qua c'è anche col altre colorazioni, oltre a questo. C'erano altre colorazioni perché è un orologio che è già in fase di dismissione a parte ah. di Yema perché ha finito la. Eh, produzione ah. eh, c'era anche il, quel color tipo dorato senape, sì, è vero, è vero, è vero. Eh, il blu il nero eh, sono riuscito a recuperare qualche colore chiaro che tra l'altro è molto carino sì, molto sì. pulito eh, forse ecco il mio consiglio è questo qua che ti piaccia o no ho scelto Piero qua ci dici abbiamo finito, abbiamo finito? Sì. e allora facciamo i saluti finali dai, dai Piero vieni qua con noi sì. Allora, ragazzi, l'amico Piero ci ha raggiunto, qua. Come vedete, che deve fare la sua pubblicità a progresso. Perché d'altronde. Però è anche amico tuo, eh. Ah, sì, eh. sì, la faccio volentieri. Amico, amico Carlo Pistarino. Qual è la battuta di Pistarino? Che le vene varie cose. Dice che tu hai le vene varie cose in faccia. Mi dice che ho le vene varie cose eh. in faccia. Eh, vabbè. Allora, dai. Spero vi sia piaciuta la puntata. Siamo qui con l'amico Giacomo, quindi e l'amico Piero. Vi ringrazio per essere arrivati fino a qua e vi ricordo gli appuntamenti fisici che come sempre sono. Quando voglio io il più spesso possibile qui su YouTube. Love.